Questa orchestra è una realtà che rappresenta l'eccellenza musicale e culturale di questa terra. Quest'orchestra, con il suo straordinario talento, porta avanti un messaggio di bellezza e di resilienza, proprio come Taranto, una città che nonostante le difficoltà non smette mai di risplendere. Oggi la musica diventa il ponte tra il passato e il futuro, uno strumento che ci unisce, ci emoziona e ci dà speranza. Spero che questo concerto possa essere per tutti voi un momento di riflessione, ma anche di gioia, di connessione e di sogno, per un futuro migliore, per questa città e per tutti quanti. Grazie per essere qui e buona serata. Voglio ringraziare di aver accettato di farsi affiancare dall'Orchestra della Magna Grecia per una riscrizione anche dei suoi arrangiamenti e delle sue canzoni. È una cosa che non è che sia facile, perché naturalmente chi è abituato a cantare sulle canzoni in un certo modo, poi alla fine non è che facilmente accetta di avere uno o due giorni di prove e poi andare sul palcoscenico. Quindi questo già dice tutta sulla predisposizione artistica della nostra ospite di questa sera, che arricchisce il castellone della quinta edizione del Medita Festival, un Medita Festival che, come ho avuto già modo di dire, ha un nuovo vestito quest'anno, ha il vestito della natura, ha il vestito dell'oasi dei battendieri, ha il vestito del Mar Piccolo e soprattutto naturalmente ha l'importante impegno di poter lanciare un'immagine nuova della nostra città, un'immagine della natura, un'immagine della bellezza. Questo naturalmente è la cosa che più mi affascina in questo lavoro. Quinta edizione del Medita Festival all'insegna di artisti straordinari. Ieri c'è stato il concerto di Ron, ma questa sera c'è un concerto della bellissima voce di Arisa. Io grazie, perché la tua voce è assolutamente, come dire, l'arricchimento della cultura popolare italiana della canzone, e quindi naturalmente questo per noi è un punto di arrivo. Noi siamo felici soprattutto anche che questo avviene insieme ad un artista che è un direttore ospite principale, se non fosse il direttore principale, insieme a Walter Sivilotti, di tutte le produzioni crossover. Roberto Molinelli è con noi a fianco da tantissimi anni, siamo riusciti con lui veramente a interpretare tantissimi generi, ogni volta in modo originale, ma quando c'è la melodia del canto, Roberto esplode nella sua creatività. Grazie Roberto per la tua presenza. Grazie a voi. Grazie. E allora io desidero invece ringraziare Emilia che rappresenta tutto il complesso insieme a Vincenzo del Monrev. Che cosa significa per noi Monrev oggi? Monrev a Taranto significa appunto sempre natura, rispetto e panorama. Guardate che raccontare la nostra città è un'opportunità in questo modo, raccontarla con questa bellezza e con questa cura è veramente la mission degli operatori culturali. Noi dobbiamo sfruttare ogni occasione per controvertire l'idea di una città che nella storia è stata legata all'inquinamento, ma ormai finito. L'inquinamento è una parte della città, come in tantissime altre città. Noi siamo natura, noi siamo mare, noi siamo turismo, noi siamo cultura. Quindi grazie Emilia per tutto quello che voi fate affinché Taranto vesta un nuovo vestito, ormai lo fa da tempo, infatti diciamo che è un po' anche banale da parte mia parlare ancora di inquinamento, ma lo faccio proprio per rafforzare l'idea del Medita Festival alla sua quinta edizione. Ah, grazie, punta di diamante. Non gliel'aveva detto. Mi onora molto. Io sono felicissima di essere qui a Taranto, per me è la prima volta. In realtà da bambina venivo in vacanza a Ginosa Marina, in provincia di Taranto, ed è ancora una delle mie mete preferite, perché mi ricorda tante cose belle che ho passato, insomma, che ho condiviso con la mia famiglia. Devo dire che ieri sono arrivata e ho visto una città bellissima, infatti l'ho scritto ai miei amici. Ho detto, cavoli, ma Taranto è proprio una città, una bella città. E credo che invece non sia mai abbastanza parlare delle criticità di un luogo, per far sì che queste criticità possano essere superate del tutto, perché non bisogna accantonare i problemi, quando i problemi ci sono vanno risolti. Quindi io sono qui anche per questo, perché ci tengo molto a che questa città, che fa parte del mio amato sud, ritrovi una nuova luce
che gli abitanti possano vivere sereni e possano godere della bellezza del luogo in cui si trovano. Per me collaborare con il maestro Molinelle è sempre stato una grandissima aspirazione, nel senso che abbiamo provato a lavorare anche altre volte e non ci siamo riusciti, quindi quando mi hanno detto che ci sarebbe stato Roberto, per me è stata una garanzia. E ho dato veramente con grande entusiasmo in mano a lui i miei brani più importanti e un grandissimo onore per me sarà suonare con l'Orchestra della Magna Grecia, che è il simbolo della resilienza di questo posto, e che l'arte e la cultura vincano su tutto e riescano in un certo senso anche a vincere delle battaglie sociali attraverso proprio la conoscenza dei luoghi portata avanti dalla bellissima cultura che gli appartiene. Il lavoro con Arisa è fantastico, perché gliel'ho detto ieri, la più bella voce italiana, assolutamente, senza ombra di smentita alcuna. Beh, le sue canzoni le amo da sempre, quindi per me ringrazio naturalmente l'Orchestra della Magna Grecia, con la quale lavoro spessissimo, come diceva il maestro Piero Romano, ed è sempre un grandissimo piacere, perché è un'orchestra veramente di una duttilità estrema. Abbiamo un grande organico, quindi abbiamo riempito di suono le canzoni di Arisa, che ripeto sono meravigliose. E per me, appunto, insomma, l'orchestra realizza dei sogni, no? Portando avanti questo Medita Festival, col quale ho l'onore di partecipare, insomma, da 5 anni, fin dall'inizio, fin dalla prima edizione, e ha realizzato anche il mio sogno, perché il mio sogno era quello proprio di fare un concerto con Arisa. Quindi grazie al maestro Piero Romano, grazie all'Orchestra della Magna Grecia. E grazie ad Arisa, perché veramente sto benissimo. Il suo modo di essere, per come la conosciamo tramite la TV, i social, è che è una persona così... È come si vede in TV. È com'è, sì, ma quello che traspare, almeno quello che è arrivato sempre a noi, la sua semplicità, la sua adattabilità alle circostanze. Infatti non sei la prima che chiama, non ti preoccupare, perché non sei la prima che chiama sincerità e semplicità, perché le persone sono sempre portate a dire semplicità, ma è una cosa normale. E quelle due cose insieme stanno benissimo. Sì, perché la semplicità è sincera. E questo modo di accoglierti per noi veramente, non lo so, noi speravamo che arrivasse, anzi forse abbiamo dovuto anche insistere, perché per noi dire che sei qua tu ci riempie di orgoglio, e la tua presenza si adatta benissimo alla strategia che noi abbiamo utilizzato da sempre qui di accogliere i nostri clienti, i nostri ospiti con altrettanta sincerità e semplicità come sei tu. E qualità. Grazie. E qualità, certo, quella sì. La qualità ci aiuta molto la natura, perché questa è una posizione fortunata, il verde che c'è.